Ciao! Ciao, Ciao a buongiorno. tutti! Miriam, allora, ce l'abbiamo fatta a fare l'associazione! Evviva, bello, bello, e sta anche andando bene. Quindi intanto grazie a chi c'è, prima associati e associati che poi partecipano all'edizione online di oggi. Quindi super. Vogliamo spoilerare qualche numero? Farà Ma dai, bello. sì, abbiamo un'ottantina di persone, oltre a noi co-founder, che si sono già iscritte alla Freelance Camp APS e ne siamo molto felici. È per questo che abbiamo dato il via a questo primo evento online, che in realtà arriva ancora prima dell'anno ufficiale, perché sapete che la vostra quota associativa di quest'anno in realtà è una quota 2020. Qua. Ma insomma, abbiamo deciso di fare comunque un'edizione online anche in questa fine di 2023 per celebrare questo anno di trasformazione e dare inizio appunto a questa nuova fase della vita del progetto Freelance Camp. Yes, quindi dai, il primo, tanto per tenerci un pezzo del titolo della giornata di oggi, ce l'abbiamo fatta e guarda caso, sempre grazie a una squadra, insomma, che poi. Eh sì. Ce l'abbiamo fatta partire, ce l'abbiamo fatta insomma, grazie a tutte le cose imparate in questi anni, grazie a tutti gli spunti che sono arrivati quando ci siamo visti a settembre a Marina Romea nell'edizione Freelance Camping. Insomma, siamo felici di tutto questo. E chiaramente, diciamo, la call to action di oggi è portate altra gente, come dire, con più siamo, con più ci divertiamo. Passaparola, sì, da buone bestioline del marketing, call to action, sì, oggi è fate passaparola, altri associati, associati, perché poi come sempre nelle associazioni, insomma, in più si è, più ognuno può fare un pezzetto, portare quello che sa, esperienze da altre esperienze associative, spunti, idee, cose da fare, ce ne sono. Freelance camp locali, Team Veneto, dove siete? Dai che in primavera facciamo qualcosa. Veneto, lo so, anche di più, non è che per forza ci dobbiamo Eh sì. mettere nei confini del nostro governatore, vero? No, beh, insomma, vi veniamo a trovare volentieri. Io sono sempre una fan, sono sempre del club Freelance Camp Dolomiti. Oh sì, dalle Alpi al mare, possiamo fare due edizioni. Appennate, Eccoci ok. qua. Bene, dico due parole, insomma, abbiamo pensato quando abbiamo deciso di fare questo Freelance Camp. Vabbè, un sondaggio, abbiamo lanciato un sondaggio, vi sarà arrivato, per raccogliere idee non solamente per questo freelance camp, ma anche disponibilità per gli Zoom Club che faremo nel 2024. E insomma, fra le varie idee che sono, fra le varie proposte che sono arrivate, ce n'erano alcune molto, diciamo, monotematiche, magari temi anche molto ampi, come ad esempio l'intelligenza artificiale e come impatterà sulle nostre vite professionali e non, eccetera. Però ci è molto piaciuto lo spunto che ha dato una persona, in questo momento non ricordo nemmeno chi, sul fatto di proporre delle soluzioni, raccontare delle storie di successo, nonché noi siamo. Insomma, in questi anni abbiamo raccontato sia metodi per riuscire a fare bene le cose, sia storie di fallimenti che sono molto istruttive, anche quelle. Poi, come si dice, insomma, a volte, se riuscissimo anche a imparare dagli errori degli altri senza doverli fare in prima persona, insomma, sarebbe ogni tanto vantaggioso. Però mi piace a chiudere l'anno, un anno comunque impegnativo per tutti e tutte, con comunque uno spunto positivo, provare a proporre delle soluzioni, dei modi per farcela, sempre consapevoli che non esiste mai un modo solo per farcela e che più soluzioni mettiamo sul tavolo e più idee vengono a tutti e tutte. Quindi non sarà naturalmente l'ultima volta che parleremo di buone pratiche, metodi e strumenti. Speriamo che questa volta vi faccia venire le cose che verranno raccontate oggi, vi facciano venire delle buone idee e che poi le racconterete, le condividerete con tutti gli altri nei prossimi mesi. Yes. E la cosa Quindi. interessante del programma è che appunto oggi ci sono, diciamo, sia buone pratiche che strumenti. E penso che sia anche una delle parti più interessanti di questa community,
cioè di poter, come dire, imparare, vedere, sapere cose che arrivano da persone che magari fanno lavori molto simili o anche molto diversi. E in alcuni casi sono strumenti da mettere nella cassetta degli attrezzi, no? E in altri sono invece pratiche che poi si possono estendere anche in professioni leggermente diverse. Insomma, interessante. E poi sempre con,